Bang. Sverbe a tutti i ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Piti e oggi andrò a creare una nuova rubrica del canale dove andrò a sponsorizzarvi ad ognuno di voi. Per poter essere sponsorizzati basta che andate nei commenti e scrivere hashtag sponsorizzami. Ad ogni 3 like che farà il video andrò a sponsorizzare uno di voi. E niente, iniziamo subito con questo canale che l'ho trovato nei commenti di un altro video. Dato che questo è il mio primo video, non potevo avere già dei commenti di voi, quindi sono andato in cerca degli altri e ho trovato questo canale che mi sembrava come dire, che si mettevano d'impegno già dalla copertina. Poi ecco, questa è la loro home, mi sembra buona, come dire, definita, cioè hanno una copertina abbastanza carina, grafica è a mio parere molto carina. Poi andiamo a vedere i loro video. Hanno anche messo un video in anteprima, il trailer del canale. Una cosa che non mi è piaciuta è che stanno creando troppi anche i loro sponsor time. Guardate, in una settimana hanno 3 giorni, no, in 3 settimane hanno caricato 4 video solo di sponsor time. E questa cosa mi fa pensare che state puntando solo ai like, perché andando a guardare un loro video, 88 like, l'ho messo anch'io perché se lo meritavano. Ciao a tutti! Andando a vedere anche il loro ultimo video, 89 like, e questo mi fa pensare che lo stanno facendo solo per i like. Infatti ora se la meritano un dislike. Non ho manco visto questo video, però mi fanno pensare che lo fanno solo per i like, quindi cambiate un po' i video. Poi la qualità in full HD, quindi io vi consiglio di passare dal loro canale. Vedo che si impegnano, però un po' mi stanno venendo i pensieri che lo stanno facendo solo per i like. Comunque passateci. Passiamo al prossimo. Ho appena trovato il prossimo da sponsorizzare, anche se non mi fido, però leggendo i commenti mi ha fatto ridere. Dice, e lui quello là che dopo andrò a sponsorizzare, è scritto ricambi e sponsorizzami per piacere. Poi visualizzando, ecco, quello là del canale, lo youtuber, dice non ti sponsorizzo perché a questo youtuber, lo dico seriamente, è bimbo minchia. Gabriele dopo dice perché, ha detto sempre Gabriele, ho messo like, e poi Duck Magician ha detto togli il dislike. Ma sarà ritardato perché noi non possiamo vedere chi ha messo like e chi ha messo dislike. Però lui ha avuto molti dislike e pensa che sia stato da lui. Ora non vi faccio vedere il bambino che c'è dietro a questo canale, perché è un bambino. Comunque andiamo a sponsorizzare Gabriele Gaming. Eccoci sul canale di Gabriele. Vedo da subito che è messo come copertina un video di, cioè un video, un'immagine di un orso. Ma che cazzo, la grafica sinceramente mi fa un po' schifo, quindi se vi consiglio cambiala. Vedo che c'è 200 iscritti, quindi qualcuno, cioè, ti seguono. Però vediamo un po' i tuoi video. Peppa Pig, la fine dei porsi. Ma che cazzo, andiamo a vedere. Io sono Peppa Pig. Io sono Peppa Pig. Io sono Peppa Pig. Ok, lei è mamma Pig. Una cosa che appena ho visto, e non le bande nere, quindi
dato che vedo che forse lo hai editato tu questo video, potevi togliere le bande nere, sia con Camtasia, con Sony Vegas Pro, con la maggior parte dei programmi di editing. Continuiamo. Questo è il fratellino Giorgio. Ne sta. Papà, ha smesso di piovere. Ma che? Se vuoi un consiglio, scancella proprio questo video. Allora, hai fatto solo un po' all'inizio dei tagli e basta. Vediamo cosa è scritto. Non hai manco messo descrizione. Niente, proprio niente. Se vuoi metto dislike, scusa, però non te lo mettere. No, non te lo metti il like. Comunque, se vuoi crescere di più, segui il mio consiglio, quello di togliere intanto le bande nere, di fare video serie di gameplay, di parodie, tutto, ma non parodie in questo senso che manco è una parodia. La fine dei borsi. Vediamo un po', forse è più avanti. Vediamo. Andiamo subito a farci vedere da papà. Ah. Papà, indovina cosa abbiamo fatto io e Giorgio. Ho messo un po' di effetti e ora un po' tolgo il dislike, perché proprio dislike non se lo merita, però manco like. Comunque, questo video vedo che ci metti un po' di impegno. Però fai come ho detto io, fai video di gameplay ma non di ste cagate pazzesche. Ora passiamo al terzo e ultimo canale da recensire. E rieccoci qua con l'ultimo canale di oggi, che è proprio il canale da cui ho preso il canale di primo da sponsorizzare, perché lui vedo che se ne sta battendo le palle. Comunque, intanto, prima cosa che vedo: la grafica, du cazzo, è sparita. Proprio non c'è niente, zero. Seconda cosa, i video. Lui c'ha 421 iscritti. Andiamo sui suoi video. Intanto, si chiama Duck Magician. Quindi farà sempre, credo, delle magie. Se no, Duck Magician. Un'altra magica, tipo, boh. Intanto, cosa? Qualche magia, scherzo telefonico. Vedo che fa video di magia, però non tutti. Vediamo tipo questo qua, il suo ultimo. Vediamo. Ma che è? Cosa stai a fare? Ma cosa cavolo sta a fare? Sta recensendo una telecamera o cosa? Tom, cosa che stai a fare? Spero vi piaccia. Sinceramente non mi piace. Metto dislike proprio perché non mi piace. Non mi piace proprio zero. Ti chiami Duck Magician, ma porta dei fottuti video di magia. Cosa porti? Tu che manco parli? Tu che metti una, forse la tua nuova telecamera in acqua, che pu, dato che non inquadri la tua faccia, non si sente la tua voce, molto probabilmente non è manco la tua telecamera. Ha caricato un video di 38 secondi dove andava a mettere la telecamera in acqua e poi fine. Sinceramente il canale di oggi che ho più preferito è quello, il primo, perché vedo che si mettono d'impegno. Solo come ho detto allora, non mi è piaciuto la cosa che in una settimana hanno caricato solo video di sponsorizzazione. Comunque, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, ricordatevi di scrivere con l'hashtag sponsorizzami, tutto maiuscolo,
ed a ogni 3 like sponsorizzo uno di voi. E niente, ci si vede in bella. Tell me that you love me, even if it's fake.